Konnichiwa, cari giappamici, e benvenuti voi qui nel canale. Sono come sempre il vostro GiappoGamer. Benvenuti oggi qui su The Cruel King, The Great Hero, per continuare questa serie incredibile, questo gioco di ruolo giapponese veramente così puccioso e carino. Siamo giunti esattamente all'episodio numero 34. Chissà cosa accadrà quest'oggi alla prode Yu, che vuole diventare un grande eroe, una grande eroina. Come sempre il mio consiglio è quello di iscrivervi al canale, di attivare la campanella. Allora andiamo a vedere cosa c'è quest'oggi, in questo nuovo appuntamento di The Cruel King e The Great Hero. Ok, cari giappo amici, allora eccoci qua su The Cruel King e The Great Hero per continuare questa avventura incredibile. Allora, siamo giunti finalmente dove, dopo svariate peripezie, dove aver fatto fuori in questo incubo di Yu, fondamentalmente il re dragone o re demone. Abbiamo fatto fuori la versione demoniaca di Flora, la versione demoniaca di Chibat, la versione demoniaca nell'ultimo episodio di Rocky. E adesso dobbiamo andare dritto al nostro obiettivo. Per di qua, per questo portale qua. Ok, e qua sarà una prova lunga. Vedi, siamo in questo incubo, versione distorta di questo mondo di The Cruel King e The Great Hero. Totalmente scali grigi. Vediamo un po' chi siete. Procione, ma andiamocene via. Ne andiamo per di qua. Ma siamo nel villaggio? Mamma mia, che roba! Ma non c'è nessuno qua nei cavalli, infatti, sì. Là c'è un fantasmino. Sedevo due? Vabbè, vediamo un po'. Tiè, 80. 1. Tiè, 67 fatti fuori. Ok, bene. 4 punti esperienza. Praticamente nulla. Ma è come se ci avessimo al contrario tutta la storia, porca la miseria. Chi sei? Ancora voi due. Tiè, 63. Ha lisciato, ottimo la grande, bene. Tiè, 63, ottimo così. Altra vittoria. 4 punti esperienza. È come se ci avessimo tutto quanto, ripeto, il videogame a ritroso, al contrario. E là poi c'è sempre quella bestiaccia, la bruttissima, che ci osserva. Mamma mia, zig e zag nel labirinto. Ancora voi due, dai. Me ne vo, me ne vo. Di qua si può andare? Oddio, si può andare, vediamo un po'. Ok, abbiamo fatto bene. Guardate la faccetta di Yu, determinata a porre fine. Andare per di qua. No, non è cambiato niente. No, cazzarola, tipo un loop. Se ne vuoi due, dai. Damose. Allora, qua prende, no, andiamo giù dritti. Oddio, quello che è? Parte fantasmino, sembra l'occhio quello di Little Nightmares, porca miseria. Che poi nient'altro non è che un demone giapponese. Vabbè, qua li seguo due, dai, in battacco, dai. Quelli che slinguezzano, tiè, 71. Toglie uno. Tiè, 67. Oh, vai tesoro, che ci sta dentro? Power Fruit, vai, buonissima. Buono come il pane. Ok, per di qua.
Tu stai dentro una cava? No, siamo tornati a casa, cazzarola. No, allora gli stavano tolte il re dragone, non mi dite. È in salvataggio. Mamma mia, è inquietante questo incubo. No, la versione demoniaca di Yu. Porca la miseria. そこで待っていたのは自分自身でした。やあ、ユウ。よく来たね。ユウの影はユウに語りかけます。 Dice prente Evin Vanquish ha avuto insomma prente tanti incubi fino all'incubo finale. E prende una figura, si erge di fronte al letto. Sei qui, Yu. Hai fatto un ottimo lavoro fin qui. Insomma, e prende, è comparsa la, l'ombra di Yu che le parla. Kimi wa watashi nano? Sou da yo. Watashi wa kimi no kokoro no yami sa. Watashi o taoseba izumi no shiren wa oshimai da yo. Flora no toki to onaji you ni ne. Ok, dice, ma tu sei me? Dice, sì, è giusto, io sono la parte nera del tuo cuore. Se tu mi batterai, la tua prova finirà come è successo con Flora. Kokoro no yami o taoseba shiren wa owari. Yu wa ken o kamaemasu. Otto, awate nai de. Tatakau mae ni ちょっと聞きたいことがあるんだ。ユウの願いって何？ユウは突然の質問に戸惑いながらも少し考え答えます。Dice ecco, Yu comunque ha afferrato la sua spada, è pronta per combattere contro l'ombra del suo cuore. Dice dai, insomma, non voglio ancora farmi avanti, però comunque io voglio sapere. Non venire ancora contro, insomma, ma voglio sapere qualcosa su di te. Ma qual è il tuo desiderio, Yu? Yu comunque si mette in guardia. Watashi no negai wa otousan wo tasukeru koto. Kotae wo kiita Yu no kage wa kobakani shita you ni warai dashimasu. 何がおかしいの? Dice, ma il mio desiderio è quello di salvare papà. Dice l'ombra di Yu, insomma, prende gli ride davanti. Non sembra così so funny, così divertente? Ya, kimi ni sonna shikaku aru no kana tte. Datte otousan wo oitsumete ta no Yu nan janai? Yu の影は愉快そうに口をぐにゃりと歪めます。ほら、ここ。この寝床で、Yuは毎晩なんて言ってた? Dice fondamentalmente, insomma, Yu fa caso a quest'ombra che veramente, ecco, appunto, tira fuori un'aura molto evil, molto diabolica. Yuusha ni naritai, yuusha ni naritai tte. Sono toki, otousan wa donna kimochi de Yu no kotoba o kiite ta no kana? Dice, io voglio diventare un eroe, insomma, mi chiedo dove sta mio padre, vorrei che, insomma, Yu prende e ripeteva sempre queste parole in maniera incessante. Dice, cosa? Prende il re del dragone, insomma, il ha risolto comunque un segreto. Yu no hitomi ni yaruru kakugo no hikari ga kasuka ni yuragimasu.
Dice, papà, dice, però la luce degli occhi di Yu iniziarono tipo a brillare con la sua determinazione. Anzi, no, forse per la tristezza. Vabbè, comunque, insomma. Dice, stai giù, tipo, cosa vuoi fare ora? Cosa intendi fare ora? Insomma, quindi comunque però Yu si fece comunque coraggio, ha detto io non voglio fermarmi, non ancora, devo salvare mio padre in maniera definitiva. Dice, questa è la disperazione, come dire, la disperazione ti fa andare avanti, no? La disperazione che ti dà coraggio, comunque, insomma, tu pensi mi puoi battere? E quindi, insomma, io ho immaginato comunque di avere il supporto del Re Dragone. Dice, comunque, sono pronta per combattere. E infatti, eccoci qua, un'altra versione demoniaca di Yu. Vorrei dire così, allora vediamo un po' di... Ecco qua. Aumentare l'attacco. Toglie 26. Vai skill Flame Slash, vediamo un po'. Yeah, 189. Dice la tua forza. Vabbè, la tua forza. Ancora. 189. Tiè, 301. Toglie 27. Dice ah, le tue mani. Non so che caspita ce l'abbia. 112. Toglie. Tiè, 77. Allora, vediamo un po' di utilizzare un healthy fruit, un fruttino, vai così. 92, 3 punti di skill. Ah, hai ucciso Pai, vuoi diventare un eroe? Che fai? Ci prendi per il culo, mortacci tua. Skill Frame Slash. Toglie 29. Vediamo un po' noi. 115. Vediamo un po'. Quella forza abbiamo 7. Vediamo un po'. Rifine per 5 turni. Prendiamo questo. Toglie 21. Un altro healthy fruit, un altro fruttino. 92. E mo attacchiamo a dovere, tacci tua brutta ombra. Fatto il salto così, quindi fa le skill pure lei. Tiè, 118. E ancora, vediamo un po'. Tiè, 164. Vediamo poi se ce la fa fare. La terza volta non toglie 20. Dai, Yu, vai, Yu. 134. Che caspita, quante. Vediamo un po'. Ice Fairy Fruit. Ok, abbiamo il miele. Vai col miele. Ok, 104.
Togli 22, già abbiamo 5 punti skill. Sì, 119. Quanto caspita è tosta, oh. Mettiamoci in guardia, va. Ok, tolto 22. Tutta la guardia. Vai, in saltino di potenza. Vai così, 98. Sì, sì, premi per il culo tu, premi per il culo tu. Vai, in power fruit. Toglie 27. Un altro power fruit. Un'altra volta 27, mortacci tua. Gil slash, vediamo un po'. 81. Se può tipo maledire in qualche modo, no? Stimolante. Questo altro anche rimuove gli effetti. Vai, fruit of life. 39. Ok, 129, bene. I due punti skill, attacchiamo normalmente. Tiè, 67. Gear slash. 71. Toglie 27. E tiè, 58. Vediamo un po' quello là di... Ah, ne abbiamo solamente uno. Vabbè, utilizziamolo, va. Ci rende più potente l'attacco. Sì. Vai con Gear Slash. 38. 249. Vai con l'Healthy Fruit. 90 punto skill. E ancora col power fruit, avanza, sa mai. Vediamo a 110. No, cavolo, l'attacco col fuoco. 86, porca la miseria. Fruit of life. Riprendiamoci. Dici, pensi che il tuo training sia andato bene, mi pare di aver capito, però. Flame slash, lo faccio pure io, vediamo un po'. 20. Vai col flame slash. Tiè, 100. Vai power fruit. 132 massimi, bene. 23. Attacco normale. Dice, pensi niente di battermi? E penso di sì, cazzarola. Un altro power fruit, va. 129. No, cazzarola, fortuna che... 89 attacchi, per fortuna siamo a 129. Un altro frutto della vita. Dice, pensi che il training... vabbè. Vediamo un po' skill. Flame slash, vediamo un po' se lo fa. Tiè, 133. Vai, ci ha lisciato, bene così. Vai, attacco. 24. Dai, 54. Vai con Gear slash, vai con la skill. 84. Sì, dai, penso di sì, penso di battere, sinceramente. Un power fruit, non si sa mai. Arriviamo a 128. Frames, infatti lo sapevo. 32, mortacci tua. Un antifruit.
Vai, Engage Slash. Sì, yatta, yatta. 3000 punti esperienza, mamma mia. Vai che ha livellato la nostra Yu, ancora. Bene così, Dark Pot. Porca la miseria. Yu. Il cappello nero. Cioè che poi è sempre una pentola. La pentola nera. こちらへ戻ってくるのです。泉の力を授けましょう。ユウは泉に飛び込み、精霊のもとへと戻りました。 Dice, oh, ben fatto, insomma, dai, hai battuto la tua parte oscura del tuo cuore, disse lo spirito della fontana, insomma, che Yu aveva sentito la voce. Dice, dai, ritorna da me, insomma, devo congratulare col tuo potere. E prende Yu, insomma, con un balzo entrò dentro la fontana. Eccola qua, sì, mamma mia, yatta. Bene così. Dice appunto Yu è ritornata nel mondo della fontana. Ovviamente la storia della fontana dice, disse con Flori, cioè, ben fatto. Ma vuol dire che qualcosa è andata un po' male con... andata un po' male Yu. そう言うと泉の精霊はユウに近づき、そっと抱きしめました。ユウ、大丈夫ですよ。あれはあなたの心の不安を大きくしただけのもの。そして、それは過ぎてしまったことへの後悔の気持ちから生まれます。 Dice, sì, lo so, insomma, ha affrontato la parte più oscura di te. E prende lo spirito della fontana, abbracciò Yu, insomma, dice, dai, va tutto bene, Yu, non ti preoccupare. Era una manifestazione del tuo passato, sta tranquilla. Era dentro di te, insomma, albergata dentro di te, sta dentro di te, dentro il tuo cuore. それより大切なことは、これから先のこと。傷ついたものを取り戻していくことです。そして、これこそがあなたの願いそのものでしょう。泉の精霊はユウから体を離します。Dice, insomma, si faceva Yu, era un po' nostalgica, dice, guarda, comunque, guarda avanti nel futuro, la cosa importante è che hai riparato, insomma, il tuo desiderio. Sono toki izumi no seirei ga sukoshi samishige na hyoujou o shita you ni miemashita. Dice, fondamentalmente lo spirito della fontana confortò Yu. Yusha no ken wo mai ni kakagete kudasai. こう言われた通り、ユウは剣を掲げます。はい、それで良いです。これから私はあなたの剣に宿り、あなたの力となります。え、それって Dice, Yu adesso per fuori tira fuori la spada. Yu tirò fuori la spada, dice, dai, da ora in poi che questa sarà la mia nuova casa e il potere, insomma, sarà tuo. Grande. Izumi no seirei ga Yu no ken ni te o furemasu. Seirei no karada wa yawarakai hikari o hashite katachi o ushinai ken no yaiba e to suikomarete ikimashita. Sono yaiba wa 泉の水面のような薄桃色の輝きを放ち、温かな光でユウを包み込みました。握りしめた剣から泉の精霊の声が聞こえる気がします。
ユウ、 最後まで 見守っていますよ。 Dice lo spirito della fontana. Dice praticamente la fontana. Lo spirito della fontana toccò la spada di Yu e fondamentalmente la spada emise prende un gran bagliore. E prende che poi divenne addirittura rosa, rosa come colore della fontana. E dice prende insomma. La spada Yu prende aveva assorbito il potere della fontana, lo spirito della fontana. Flora ga shinpai sou ni Yu ni koe o kakemasu. Yu, daijoubu desu no? Un. Daijoubu. Yu wa Flora o shinpai sase mai to genki ni kotaemashita. Deshitara ii no desu ga. Dice Flora, cioè parlò con Yu, dice ma tutto bene Yu, dice sì sto ok, insomma sono piena di energia, non ti preoccupare Flora, sono felice Flora. Sore yori hayaku moto no sekai ni modoranai to. Yu wa Flora no te o hiki moto no sekai e modoru izumi e aruite ikimasu. E so desu wa ne. Dice prende insomma, dice sì dai sono ok Flora, questa cosa è importante, dai torniamo a casa. Dice Yu prese Flora con la mano e tutte e due insomma andarono via dalla fontana e insomma cercarono comunque di tornare da quel mondo. Dice sì dai sicuro, dai tuo padre ti aspetta. Soste 2人は泉へと飛び込み元の世界へと戻ります。 Così appunto utilizzarono, si buttarono nella fontana e tornarono a casa. My wish! Yatta! Yatta! Trofeo argento! Bene così, bene così! Dice io e Flora tornano nel loro mondo. Io ovviamente siamo tornate. Naturalmente. 何日も眠りつ、え、そんなに寝てたの? Ma dice sì, nella fontana dove hai dormito. Dice cosa? Ho dormito così a lungo? Cioè, ho dormito per una settimana. Dice sì, pensavo fossi gravemente ammalata. じゃあ、あれから数日経ってるんだね. お父さんや魔王山はどうなったんだろう? Dice ecco, appunto Yu si chiede. Vuoi sapere cosa sia successo a papà e al re demone della montagna? Dobbiamo ritornare. Yu、山の隅から戻ったユウをサカサが出迎えます。ユウ、ユウさん、よくぞご無事で。数日間ユウの無事がわからなかったので、さすがのサカサでも心配になっていたようでした。 Dice appunto loro tornarono a casa, Chibat li accolse, dice oh signorina Yu sono felice che lei sia salva dopo tutto. Dice sì sto bene Chibat, insomma ma dice ma che è successo, ho dormito per un po'. Mamma mia che sono queste strane delle. Yu ga kaette konai koto o shinpai shita Sakasa wa 魔王山へと様子を見に行きました. Dice sono passati parecchi giorni e prende da quando lei Yu non ha fatto ritorno, insomma, e anche il re demone della montagna ha visto cosa è successo. Soko de Sakasa ga me ni shita no wa kawari hateta 魔王山 no sugata desu. 魔王山はあちこちに雲の巣が張り巡らされた異様な姿に変わっていたのです。その上、生息する魔物たちも以前より凶暴になっていて、逆さ一人では近寄ることもできませんでした。 Dice ma aspettavo Chibat comunque
Ciba ti aspettavo un bizzarro segnale, insomma, un bizzarro, non segnale, insomma, comunque, panorama, prende, insomma, la montagna è stata completamente ricoperta da tipo ragnatele, cose del genere così, anche i mostri, insomma, sono un attimo inferociti. Nanode, sumimasen. Yama de nani ga atta ka made wa wakarimasen deshita. Mao yama ga kumo no su ni. Tabun Kera ga yattan da yo. Yu no kotoba o kiita Sakasa ga igai sou ni kikikaeshimasu. Dice, questo mi dispiace quello che è successo, ma le cose sono cambiate. Dice, sì, prende così il re demone della montagna, prende, è diventato un ragno gigante che prende Arthur. E beh, sì, comunque Cibat chiese questa chiarificazione. Kera? Ano Kera desu ka? Nande Kera ga Maoyama o Kumo no su de ou un deshou ka? Yu wa 魔王大臣出発してからこれまでの出来事を逆さに話しました. Dice Arthur, il nostro Arthur, ma ha battuto prente il re demone della montagna. Dice io prete di Sasui battezzano tutto quanto riguardo il suo viaggio per battere il re demone. Sonna koto ga attan desu ka? Yu san. Sì, prende, questo è quello che è successo. Miss Yu, insomma, e prende Ciba di iniziò a piangere. Fu devastato di tutto ciò. Chi ho tolinauste, Sakasa ga hanashi o matomemasu. Yu san no osharu yoni, Kumo no su wa osoraku Kera no shiwaza deshou ne. Tada, are dake no Kumo no su o harimegurasero no wa. Dice così Ciba gli disse comunque che prende magari il re demone aveva perso i suoi poteri. Yu dice io mi chiedo dove sia mio padre. Non posso immaginare che sia il re demone. Gli Arthur ammirava il re demone però per tanto tempo. Dice, ho capito perché la meditazione del fatto del ritorno del re demone fosse la sua gloria. Dice appunto, ma prima che il re demone riprenda il tutto il suo potere passerà tantissimo tempo. Dice, ma io devo salvarlo. Hattashite Yu wa 王様ドラゴンを救うことができるのでしょうか? Dice un raggio di sole, insomma, abbaiò Yu, dice dove pensi, come pensi di salvare il re dragone? O pensi che prente Arthur cercherà di restaurare il suo potere? Ok, allora dobbiamo prente ritornare alla montagna del re demone. Però direi che per oggi, ragazzi, basta così. Bene così, ottimo così. Abbiamo preso pure un trofeo d'argento. Veramente ottimo, bene, bene. E ok, cari giapponesi, eccoci qui nel menu di questo The Clue King e The Great Hero. Allora, anche questo è il numero 34 della serie. Ovviamente termina qui. Sperando che vi sia piaciuto, di lasciarmi più like possibili. Ovviamente commentate, condividete con i vostri amici lungo e largo. Seguimi i vari social, vi ripeto come sempre essere pagina Facebook, Twitter, Instagram, canale, Telegram, basta scrivere GiappoGamer e mi trovate agevolmente. In più, come sempre, mi consiglio è quello di iscrivervi al canale, di attivare la campanella appena perdete su un video di uscita quotidiana e infine ricordo anche il mio blog su WordPress all'indirizzo giappogamer.com.blog. E allora, cari giappamici, dal vostro GiappoGamer per il momento è tutto, matane! E i prossimi episodi!